Inizia la conferenza stampa pre-Lecco Reggiana, parla il mister Andrea Malgrati, prego Marcello Villani. Mister, allora, alla retrocessione manca la matematica. Per bloccare il countdown bisogna vincere e basta. Non ci sono più. Sì, sì, penso sia una cosa scontata, nel senso sappiamo in che situazione siamo. Abbiamo provato in tutti i modi a vincere la scorsa partita, poi è andata come è andata, ma sappiamo benissimo che dipende solo da noi, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro e quindi c'è solo da vincere. Ecco mister, penso che, virgolette, sia facile giocare nelle vostre condizioni, perché a questo punto la gente si aspetta da voi solo garra, cattiveria, quella giusta agonistica e tanto tanto impegno. È così oppure c'è qualcosa? No, non è proprio così, perché ne parlavo anche con alcuni giocatori. Spesso si dice, e se lo sono anche detti in passato, non abbiamo niente da perdere, no? Ma quel niente da perdere lì non è mai così, perché i giocatori comunque quando entrano in campo la partita la senti sempre, a prescindere dal fatto che la condizione in classifica ti può un po' condizionare, però non è così. Si entra in campo sempre per dare il massimo. Sicuramente ci saranno delle tensioni e quelle tensioni non te le togli dicendo non abbiamo niente da perdere, assolutamente. Ci sarà da fare una bella prestazione e speriamo di farla. Perdete Andrea Lamanna, che sicuramente nelle ultime due partite vi ha dato un contributo importante, soprattutto alla Spezia. In questi casi io guardo a chi lo sostituirà. Detto che non so se tu abbia già fatto una scelta in continuità, ovvero giocherà Malgrati oppure ci sarà possibilità per Saracco. È comunque un altro colpo da riassorbire. Sì, Gegé si è fatto male, l'infortunio sicuramente sarà un infortunio importante, quindi probabilmente le tempistiche saranno lunghe, giocherà Riccardo, niente, ha caratteristiche diverse, sappiamo quello che può darci e quindi non c'è nessun problema. Mister, buongiorno. Buongiorno. È arrivato il preparatore del cervello? Sì, sì, c'era già quando l'avevo presentato. C'era già lavorato con alcuni ragazzi e la cosa che più mi importava è che ci fossero dei feedback positivi, ci sono stati, i ragazzi si sono trovati bene, lui è una persona molto disponibile, è una persona che non deve aiutare, li deve allenare sotto quel punto di vista lì e lo sta facendo e logicamente non passa da lui assolutamente questa cosa, però è un aspetto che volevo provare a introdurre e voglio vedere come andrà. Allora, la Reggiana un po' in Serie B, vabbè, statisticamente non è molto favorevole al Lecco, insomma. Però al di là di questo, una squadra in piccola crisi anche lei, insomma, è una squadra in difficoltà. Questo ci aiuta, ci svantaggia? Abbiamo visto che la Serie B è un campionato difficilissimo, è un campionato che ogni partita a sé, è un campionato dentro un campionato, e l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle. Possono succedere mille cose all'interno di poche partite, della stessa partita, quindi non conta come che recente passato hanno, ma conta soltanto la partita di domani, quindi sicuramente verranno qua per vincere, per consolidare la loro posizione e noi sappiamo che dobbiamo vincere, quindi mi auguro sarà una buona partita per noi. Praticamente il dover vincere ti cambia qualcosa a tutti i costi a questo punto? No, sinceramente no, perché comunque il calcio che vogliamo esprimere i ragazzi l'hanno assorbito, sanno benissimo quello che stiamo cercando, quello che vogliamo fare, quindi non è mettere un attaccante in più, un attaccante in meno, un difensore più, un difensore in meno che fa la differenza, è come interpreti il gioco e noi abbiamo le idee chiare, insomma. Mister, la scorsa partita l'unico calciatore del mercato di riparazione di campo era proprio Lamanna, che non ci sarà più. Si aspetta di cambiare tanti uomini domani rispetto all'ultima formazione o prosegue quella partita? No, io sta settimana li ho visti, ancora bene, sono sincero. Se avessi visto una squadra spenta mi sarei preoccupato, invece anche oggi hanno fatto un ottimo allenamento, anche in settimana, quindi anche il direttore li segue sempre, ci confrontiamo e mi dice che è una squadra viva, che sta bene, quindi poi domani sicuramente non stravolgerò nulla, cercheremo di dare un po' di continuità, visto che comunque penso che in questa stagione di stravolgimenti ce ne siano stati anche fin troppi, quindi
cerchiamo un po' di assestarci e basta. Grazie. Ecco, mi sarà una curiosità da qualche settimana, riguardava anche Aglietti, a questo punto lo giro a lei. Sì. Ma Frigerio, mi scusi, non riguarda solo lei, ma perché non gioca? Marco è, secondo me, un giocatore che può fare benissimo questa categoria, può crescere tantissimo, ha delle potenzialità ancora inespresse, ha bisogno di capire alcune dinamiche tattiche, e ha fatto fatica un po' all'inizio il salto di categoria, perché tra la C e la B a livello fisico ci passa un mondo, e anche a livello di gioco, perché quando è arrivato arrivava da un calcio diverso dal nostro, ha iniziato a far bene, poi ha avuto un leggero calo, poi dopo c'è stato susseguirsi gli allenatori, però è un giocatore che secondo me ha delle buone potenzialità, ha ancora un margine importante per crescere, deve crescere, può essere che domani sarà dalla partita, però è un giocatore che si applica, quindi deve continuare su quella strada lì, perché ha le potenzialità per fare categorie importanti. Grazie. Settimana scorsa hai parlato di atteggiamenti, ci siamo ritrovati con Salcedo fuori dalla lista convocati, mi sembra tanto che si possa fare uno più uno, dimmi se sbaglio. Questa settimana hai rivisto questi atteggiamenti, o magari la cosa, se insomma ho fatto l'analisi giusta, ha dato anche un segnale al resto della squadra? Allora, sicuramente quando sono arrivato avevo parlato di atteggiamenti della squadra, e prima della partita scorsa con lo Spezia avevo parlato sia a lui che a Gherardi, perché non è una questione proprio di atteggiamento, è una questione di quanto ci metti in campo. Eddie, secondo me, è un talento incredibile, è un ragazzo giovane, ma l'età non conta, perché comunque io non credo negli allenatori che dicono per me i giocatori sono tutti uguali e vi tratto tutti allo stesso modo. Per me è una boiata incredibile, perché anche tra di loro sanno i giocatori quanta caratura hanno, sanno pesarsi, è inutile che ci giriamo intorno. L'allenatore deve essere bravo oggigiorno, secondo me, a entrare nelle corde di tutti. Con Eddie il problema sono io, che non sono ancora in grado in questo momento di riuscire a entrare nelle sue corde, perché non riesce ancora a esprimersi al meglio. E gliel'ho detto che lui è un giovane, ma è un giocatore che, nonostante l'età, gli altri giocatori lo guardano in campo, cosa fa e cosa non fa, indipendentemente dall'età, perché è un giocatore che ha già una carriera importante, e quindi io da lui mi aspetto molto, ma molto di più, e questo gliel'ho detto l'altra volta in faccia, e mi aspetto una reazione da lui. Quindi è un giocatore su cui conto sicuramente, però come ho parlato anche con Mario Irardi, ho detto che per me sono giocatori importanti, ma va dimostrato ogni giorno, non solo sporadicamente. Quindi la scorsa settimana è stata una scelta per avere una sua reazione, perché io preferisco avere anche una reazione brutta, una reazione positiva, però a me i giocatori che rimangono piatti in questo ambiente, in questa situazione, non servono. Quindi era stata fatta quella scelta lì per cercare di avere una reazione. L'altro giorno l'ho visto che era un po' così così, oggi l'ho già visto meglio, quindi vuol dire che sotto la cenere ancora la braccia c'è, quindi io cerco sempre di accendere fuoco dentro di tutti, e cerco, appunto, ripeto, è un errore mio, non suo, quello di riuscire a entrare di più nelle sue corde. Altre domande? A posto, grazie a voi.